Buongiorno, buonasera, moto estate. Ci troviamo sul circuito Riccardo Paletti di Varano de Melegari per l'ultimo round di campionato dei trofei Wheel Up Moto Estate 2017. Un round importantissimo in quanto tutti i campionati si concludono qui oggi e in buona parte delle griglie si decideranno i titoli e i rispettivi vincitori. Dico in buona parte perché nello scorso round di Franciacorta alcuni piloti particolarmente bravi nel corso della stagione sono già riusciti a portarsi a casa la vittoria di campionato con una gara d'anticipo, quindi un round comunque che lascia apertissime ancora tante griglie e ancora tanti vincitori che scopriremo nel corso di questa giornata. Qui con voi Alberto Fontana di racebooking.net e il nostro solito e immancabile commento tecnico Edoardo Mazzuoli. Ciao a tutti, benvenuti. Edo, allora oggi è una giornata particolare perché siamo al 3 ottobre, quindi periodo autunnale, periodo in cui sono previste molto spesso piogge. In realtà oggi il meteo non dà pioggia, anche se al mattino è caduta qualche gocciolina, ma la condizione è questa, ovvero fa freddo, ci sono tra i 15 e i 20 gradi a seconda dell'orario della giornata. Il cielo è molto coperto, quindi l'asfalto non si scalda come si scalderebbe nella stagione estiva. Questo che cosa può comportare per i piloti, per i team? Ma in verità questi sono momenti anche abbastanza favorevoli, perché quando la pista è fresca i motori vanno forte e si va anche forte. Quindi secondo me non sarà così tragica, basta leggermente adattarsi alle moto, fare la scelta giusta delle gomme in base alla temperatura asfalto e darci gas, perché i motori con queste temperature vanno veramente forti. Quindi mentre da un lato magari i piloti forse devono stare attenti alla scelta giusta della gomma e a un asfalto che in alcuni momenti della giornata può essere freddo, comunque hanno dalla loro il fatto che l'aria è, si dice, più ossigenata, però non poi so si sta meglio a guidare comunque con 20 gradi rispetto a 35 a luglio. Ah, quello poco ma sicuro, infatti sì, scenderanno sudati, ma non forse come alla gara di Modena di luglio. Esatto. Come sempre, noi adesso partiamo con la sigla e poi andremo a vedere le gare di questa giornata. Stiamo per assistere all'ultima gara di campionato di un gradito e tanto atteso ritorno, ovvero quello delle 125 Sport Production, organizzate da Oliviero Danelli, che tra l'altro è uno dei piloti che corre qui quest'oggi e che hanno riportato le mitiche due tempi a correre in una gara ufficiale. Un'idea apprezzata tantissimo, al punto che oggi comunque contiamo all'ultima gara di campionato 19 moto presenti oggi in griglia. Una griglia a cui bisogna fare molta attenzione in quanto oggi si decide il titolo di entrambe le categorie che compongono questa griglia di partenza. Perché entrambe le categorie? Perché vi è la categoria SP, quindi una categoria con grandi limitazioni, con moto praticamente originali, con pochissime modifiche, quindi moto naturalmente meno impegnative anche dal punto di vista dei costi di gestione e di realizzazione. E vi è poi la categoria Open, quindi una categoria aperta dove invece troviamo moto anche più spinte. All'interno della categoria Open, Baldassarre guida il campionato con 6 punti di vantaggio su Davide De Boer, quindi oggi si giocano il tutto per tutto qui sul circuito di Franciacorta, mentre invece nella classifica 125 SP Danelli, Bisi e Repetti devono sperare in un problema per il leader di campionato per puntare magari a portarsi a casa il titolo. Staremo a vedere e andiamo quindi a vedere qual è la griglia di partenza di questa 125 SP con la pole position di Daniele Scagnetti, 1:15.701. Naturalmente 125 SP io intendo tutta la griglia, non soltanto la categoria SP. Che precede Marco Baldassarre in seconda posizione, 1:17.1, quindi un secondo e mezzo di ritardo da Scagnetti, davvero capolavoro Scagnetti in qualifica. In terza posizione Davide De Boer, 58 millesimi di ritardo da Marco Baldassarre, e lì attaccato al suo diretto avversario di campionato. Seconda fila aperta poi da William Pisano, che precede
Emanuele Aquilini, il quale a sua volta precede Lorenzo Guidi, 1:17.667. Per arrivare poi alla settima posizione del pilota numero 65, stiamo parlando di Martino Tartarini, 1:18.213, il suo best. In terza fila precede Simone Cantoni, Paolo Corbari, Andrea Liberini, per arrivare poi alla dodicesima posizione di Luca Frigerio. Quinta fila aperta poi da Jason Roberto Sarchi, seguito da Enrico Repetti e Alessandro Federigi. In quindicesima posizione col tempo di 1:23.752 e moto numero 72 alle sue spalle. Poi troviamo un pilota che si sta giocando il campionato insieme a Bisi e Repetti. Stiamo parlando di Oliviero Danelli, che parte comunque molto bene all'interno della sua categoria SP con la moto numero 146, il tempo di 1:23.922. 17esimo poi Niccolò Bondavalli, Lorenzo Melara, per arrivare poi alla 19esima posizione di Ernesto Bisi. Edo, queste 125 qui sul circuito di Varano, cosa c'è da aspettarsi? Ma come dicevamo oggi, col fresco i due tempi vanno da paura, quindi è la loro giornata. Bellissima categoria, molto livellato tutto lo schieramento, quindi secondo me ci sarà una grande bagarre. Occhio a quelli davanti, che secondo me potranno fare la differenza, soprattutto in una pista così, dove pur essendo corta, però per queste moto qui è lunga. Beh, le moto vanno talmente piano che rispetto a un 1000 piano si intende. Sì, si intende che comunque in una pista denominata fra virgolette corta come Varano, anche qua il gioco delle scie è fondamentale. Assolutamente sì, assolutamente sì. È tutto pronto intanto per l'inizio di questa gara. 10 giri che ci separano da qui alla fine, non di una gara, ma di un'intera stagione. Si accendono i semafori, che durano tanto, si spengono in questo istante. Momenti tosti, impegnativi sulla griglia di partenza. È partito fortissimo Davide De Boer, che arriva addirittura a staccare quasi in prima posizione davanti a tutti, ma Scagnetti è partito molto bene. Comunque De Boer davanti a Baldassarre, e questo è subito un colpo molto importante per la classifica di campionato, perché adesso De Boer guadagna la possibilità di andare a prendere Scagnetti, magari scavalcare Baldassarre in campionato e portarsi a casa, perché no, il titolo. Comunque sto guardando da questa inquadratura quanto siano diverse le traiettorie di queste 125 rispetto a un 1000, con il 1000 che spalanca il gas e rialza la moto ed esce, le 125 che la fanno tutta lunga, rotonda. Assolutamente sì, qua loro devono sfruttare tutta la pista, essere rotondi e cercare di chiudere il gas il meno possibile, perché potenza ce n'è poca, quindi quello è la cosa fondamentale per loro. Onboard camera sulla moto di Martino Tartarini, lo vediamo qui a inseguire il gruppone di fronte a lui. Adesso onboard camera sulla sua moto, sta cercando di portarsi a casa posizioni importanti per questa classifica. Lo vediamo qui a inseguire il gruppetto dei primi 5. Scagnetti sta spingendo forte per andare a prendersi un vantaggio tale da mettersi al sicuro. Intanto l'onboard su Lorenzo Guidi, l'attacco bellissimo, il sorpasso all'ingresso dell'ultima curva, che è imbarcata, che è sbacchettata lì sul cordolo, da paura. La guida di Lorenzo Guidi, che la sta guidando forte questa 125 in questa fase iniziale di gara, anche qui in frenata li vedo allargarsi tantissimo rispetto a un 1000, un 600 che va a frenare molto all'interno. Questi qua invece vanno a frenare proprio quasi sulla riga bianca, per entrare forte e rotondi. Certo, loro devono crearsi lo spazio, più spazio possibile, per poi inserire la moto con la maggior velocità possibile. Assolutamente, sta... Aia, bandiera rossa, ci deve essere stato un incidente e la gara viene sospesa solo quando siamo ancora solo al secondo giro. Quindi alzano un braccio tutti i piloti, con Scagnetti lì davanti a tutti, che facendo di fermarsi a tutti quanti. Poi vediamo arrivare il pilota numero 129. Non capisco come mai. Ma deve esserci stato un incidente in una delle curve non inquadrate, quindi un incidente non ripreso dalla regia. Naturalmente noi abbiamo quattro camere piazzate lungo il circuito, quindi non possiamo coprire tutta la pista. Probabilmente un incidente. Io vedo non classificati Federici, Cantoni e Sarchi, quindi tre piloti che mancano all'appello. Non si è riusciti a capire quanti di loro siano effettivamente caduti adesso, o non siano partiti, o abbiano avuto problemi nel giro d'allineamento. Fatto sta che questi tre piloti mancano all'appello. Che dire, niente, aspettiamo che la pista venga sistemata. Vedo i commissari qua. Ah sì, c'è un pilota a terra, qui. Ai, 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 ai.
Sì, un pilota a terra, probabilmente una caduta all'ultima curva. Tutta bianca ce l'ha forse Cantoni, non vorrei sbagliarmi. Possibile. Non vorrei sbagliarmi, non vorrei dire una fesseria, però a ricordo mi sembra così. Possibile sia lui comunque. Che brutta quella immagine. Sì. Vedere una persona sdraiata per terra è una cosa bruttissima. Tagliamo qui il collegamento, ci rivediamo tra pochissimo per la seconda ripartenza. Possiamo chiamarlo falso allarme, nel senso che l'incidente c'è stato, il pilota era sì a terra, ma in realtà non ha riportato praticamente nulla, nel senso il pilota poi era tranquillo, cosciente, forse uno spavento, forse è stato solo quello. Fatto sta che comunque il pilota è stato assistito dai medici, ma rider ok, anzi, poi si è rialzato, tutto a posto. Tutto tranquillo, per fortuna tutto regolare. Per questa 125 che non ne vuole sapere di finire perché sospesa il primo giro, adesso ripartirà con un giro in meno sul tabellone di marcia, 9 giri da qui alla fine, con l'ordine di partenza che rispecchia quello della griglia di partenza, quindi stesse posizioni, tutto invariato, un giro in meno. Casella vuota. È tutto pronto per l'inizio di questa seconda ripartenza, anche qua al semaforo lungo, visto un accenno forse di falsa partenza lì in mezzo al gruppo. Sono partiti comunque forte qua davanti, e De Boer si era giocato il jolly lì alla prima ripartenza, chiudendo davanti a Baldassarre, adesso invece deve chiudere in terza posizione con Baldassarre. Scagnetti. Che ha provato su Scagnetti, ma Scagnetti da paura. Ancora una volta, lezioni di partenza per Scagnetti con questo 125. No, che tra l'altro poi col 125, per farlo partire, devi sfrizionare molto. Oh, Baldassarre ci prova su Scagnetti. Dove gli chiude la porta, Scagnetti. Che lavoro Scagnetti. Comunque stavo dicendo, chi è stato più bravo nella partenza di prima, ha scaldato meno la frizione e ne ha giovato di più adesso. Attenzione a Baldassarre, che prova ancora Scagnetti, come si sta difendendo, ma Baldassarre da paura è riuscito a passare Scagnetti, e De Boer prova anche lui ad approfittare del momento di difficoltà di Scagnetti, che non è dovuto a non bravura ma a una superiorità di Baldassarre, che è andato a fare un capolavoro lì di sorpasso. Guarda Scagnetti, bellissimo, dentro la X si riprende il comando della gara. Arriva anche lungo, ma con questa aia questo Guidi è Guidi, no, Federici tradito dall'anteriore alla seconda S. Maledetta, non ci voleva. La seconda S chiude tantissimo, è super infame. Sì, poi in uscita, sai, uno magari rivediamo. No, sì, è chiuso davanti. Ci sta a sollecitare molto l'anteriore perché chiude molto, quindi. Sì, è vero. Peccato, uno di solito è portato magari a pensare che sia più facile cadere qui all'ingresso perché arrivi tanto frenato, tanto pinzato, ma in realtà anche l'uscita della seconda curva di questa S è molto insidiosa. Qua Scagnetti è arrivato un po' lungo, ha fatto un po' fatica a girare. De Boer ci ha provato su Baldassarre ad andare a passarlo e a mettersi davanti a lui, ma non c'è stato niente da fare e quindi nulla di fatto. Qua si vede comunque la differenza tra le 125 Open e le 125 SP. Intanto attenzione, vi segnalo che Oliviero Danelli si trova, mamma mia, Baldassarre al comando di nuovo, da paura. Siamo on board sulla moto di Guidi, adesso vi dirò qualcosa su Danelli, aspettate un attimo perché qua sta succedendo di tutto. Un mega bagarrone qui nella lotta per la vittoria, con Guidi in quinta posizione che insegue Pisano. Vuole andare a infilarsi all'interno. Aia, mamma mia, che rabbia per Guidi. Che peccato, non ci voleva, stava facendo un garone Guidi, purtroppo travolto dalla caduta di Aquilini, che ha provato a infilarsi lì quando l'anteriore ti chiude, non ne puoi niente. Che peccato, che miseria, e finisce qui in ghiaia la gara di Guidi. Davvero, un dispiacere incredibile. Ci credo, stava facendo una bellissima gara. Tra l'altro Guidi è stato anche molto pacato nella reazione. Sì, mi è piaciuta questa cosa qua, mi è piaciuta molto, perché comunque uno avrebbe potuto tirargli un pugno. Madonna, porcone. Sì, esatto. Però ha capito che comunque sono cose che succedono. Siamo on board sulla moto inquadrata adesso, dovrebbe essere quella di Martino Tartarini, che si trova in settima posizione, anzi si trovava in settima posizione con questo regalo di Guidi Aquilini, scala fino alla quinta posizione. No! Occhio! Ma cosa succede? Ma cosa sta succedendo in questa gara? È il festival della caduta oggi. Ma vedi che è il freddo, secondo me. Forse sai cosa può essere? Piloti fermi dalla prima ripartenza.
lì nella corsia dei box magari qualcuno non ha messo sulle termo, magari sono ripartiti con gomma fredda. E poi c'è da dire un'altra cosa, che con i 600, con i 1000, anche solo sulle, con sul, fra le frenate, solo da moto dritta e le accelerazioni sul rettilineo, scaldi la gomma. La gomma si scalda di più e le moto di grossa cilindrata scaldano molto di più anche la gomma anteriore rispetto a queste moto di piccola cilindrata. Sì, in accelerazione. Io mi ricordo in SP l'anteriore, cioè, lo cambi per le gare perché lo devi cambiare, ma dura un'eternità. Un'eternità, non lo consumi mai. E probabilmente anche perché non entri pinzato tutto in curva, ma non è quello, è perché proprio le moto sono leggere comunque, a parte quello poi si frena poco e poi sai, la ripartenza, il freddo, il poco carico che ha la gomma, magari un po' di inesperienza, la caduta ci esce fuori subito. E quindi insomma dai, adesso speriamo non ci siano altre cadute. Tanto qua vedo una Aprilia di quelle vecchio modello, tipo la Chesterfield replica, sì, Biaggi, sì, bellissima. Sì. Intanto quello che stavo dicendo su Danelli, di cui vediamo adesso l'onboard, è che il leader della categoria SP è caduto. Quindi o è caduto, comunque non è partito dalla seconda ripartenza. Quindi adesso la lotta per il titolo è una questione tra Danelli, Bisi e Repetti. Con Danelli che, se riesce ad arrivare almeno in seconda posizione, si può portare a casa la vittoria del titolo SP. Vediamo intanto. Tanto, vedi, questi super lavora talmente poco la gomma che vedi non, Baldassarre non ha staccato l'adesivo e l'adesivo c'è ancora. Dopo comunque un giro di ricognizione, una partenza, più un giro e mezzo, più un altro giro di ricognizione, vedi, più lo stesso giro vale, lo stesso vale per Guidi, vedi, qua sì, non erano ancora caduti. Però per dire, se sul 600 noi non togliessimo l'adesivo, facciamo 6-7 curve, è finito. Sì, l'adesivo. È vero. Quindi questo era, sta a spiegare il fatto che queste moto sollecitano veramente poco l'anteriore, ed è per questo che ci possa stare una caduta. Sì, sollecitare poco l'anteriore, come dicevi te, va a influire soprattutto nella fase di frenata, in cui con un 600 1000 vai a dare tantissimo carico sull'anteriore e porti la frenata tanto dentro. Invece la scuola insegna che con le piccole cilindrate i freni te li devi dimenticare. Sì, li devi, cioè, usare il meno possibile. Esatto, entrare forte, entrare a palla di cannone in curva. E questo significa nel comunque limite del possibile, per poi spalancare, sì, esatto, quella poca potenza che hai. Questo significa che comunque vai a sollecitare molto meno l'anteriore, quindi lo scaldi meno e lo consumi meno. Quello sicuramente. Quello è il discorso che stavamo facendo con Baldassarre, che vuole scappare da Scagnetti, Scagnetti che vuole portarsi a casa la vittoria, e un De Boer che dice: senti, però proprio oggi devo andarmi di sfiga, che azzecco la partenza e mi dà la bandiera rossa, e poi la partenza dopo invece mi ritrovo dietro. Adesso come aggredisce la variante di Boer. Sì, 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 davvero bravissimo. Poi lui farà una fatica bestia a stare sull'Aprilia, perché è altissimo. È altissimo e comunque la moto non è molto, molto grande. Poi bisogna fargli un applauso perché è molto bravo e sta molto chiuso in carena. Scagnetti idem. Sì, è vero, è vero. Scagnetti dentro alla seconda variante si riprende il comando della gara. E comunque dicevo che Danelli adesso si trova in seconda posizione. Quindi intanto De Boer ho visto una ruota spuntare alla sua destra, possibile? Non è che sia stato attaccato da Pisano? Devo capire se sono vicini o no. Da questa immagine non riesco a vederlo. Dicevo, fatemelo finire di dire, Danelli è ottavo, ma in realtà è secondo della sua categoria. Repetti si trova al comando, quindi Danelli, qualora chiudesse secondo, vincerebbe il titolo SP. E deve guardarsi le spalle da Melara, che si trova in undicesima posizione e si sta comunque avvicinando a Oliviero Danelli. E chissà che non lo riesca a prendere e che non si trasformi in una gara con un arrivo al fotofinish. Guarda Scagnetti, sia Scagnetti che De Boer come stanno chiusi in carena bene. Sì, De Boer o Baldassarre, tutti e tre. Ma Baldassarre è alto 1 metro. Ah, è vero. 65. Esatto. 70, non lo so adesso. Comunque. Però è più basso di statura, infatti è più facile. Invece, effettivamente, sì, Scagnetti e De Boer proprio sono un tutt'uno con la moto. De Boer sarà 1,90 m di ragazzo. È altissimo, De Boer, è vero. È altissimo. E paga tanto anche in termini di peso, che è fondamentale su queste moto. Basta contare che basti pensare che ci sono. Fanno 35 cavalli, 36 e un chilo più, un chilo meno su 36 fa la differenza. Su un 600, un chilo più, un chilo meno su 120, capisci che influisce sì, già molto meno. Intanto vediamo Danelli dal suo onboard, si trova in ottava posizione, davanti a lui Repetti, e questa sua seconda posizione deve mantenerla
per i prossimi 5 giri di gara. Deve fare attenzione lì dietro alle sue spalle con Frigerio che lo va a passare, si mette davanti e lui dice passa. Staccatona di Frigerio. Sì, ma gli dice passa perché tanto te sei della categoria Open e io sono della categoria SP. Tra l'altro, se volete riconoscere le moto dall'esterno dovete andare a vedere i colori della tabella. Le moto che vedete con la tabella bianca o comunque senza tabella sono le Open, mentre le moto con la tabella nera sono le SP. Quindi infatti vedete che la queste tabella... sono tutte Open. Sì, esatto, vedete. Perché hanno il numero nero. Esatto. Infatti vedi che la tabella sarebbe il cerchio dentro cui sta il numero. Vedete qua Scagnetti non ha un cerchio, ma comunque lo sfondo è bianco. Perché sul colore bianco. Bianco o chiaro, grigio chiaro, perlato, insomma. Ora poi il pantone dei colori ha una certa tolleranza, per cui anche se ti presenti con la moto color perla ti dicono va bene, per noi è bianca. E beh, di cui adesso vediamo l'onboard, ci fa notare come Scagnetti abbia allungato su Baldassarre. Ma sì, adesso speriamo che si ricongiungano, perché sarebbe bello vedere un duello di sorpassi, di sportellate, piuttosto che magari un duello semplice a distanza. Sono un po' distanziati anche da De Boer e più attardato c'è Pisano. Sì, esatto, quinta posizione. Occhio! Che lungo. Mamma mia, poi quell'erba sintetica è pazzesca davvero. Perché poi non sai se è umida o no, è quello il problema. No, ma è comunque sempre una schifezza. A parte quello che il grip è zero, ma se è umida ti fai un infatti volo. Ci sono molte piste che non hanno scelto di non adottarla. No, ma io voglio capire chi è il genio che ha detto qualche anno fa: dai, mettiamoci fuori una cosa che ha grip zero in uscita in un punto da cui devi dargli le manate di gas. Ad esempio a Misano è stata tolta. Misano era in dei punti ed era molto pericolosa. A Imola è stata tolta. Ricordiamo che a Misano ci ha rimesso la vita un pilota, Shoya Tomizawa, nella gara di Superbike, proprio per colpa della sintetica. Ti ricordi? Non mi ricordo. Sì, non mi ricordo se fosse il curvone o cosa, ma lui era arrivato a cannone lì, partita la moto nella lua sintetica e poi è successo quello che è successo. Inquadrato adesso Oliviero Danelli, decima posizione. Sicuramente, vabbè, a Varano le velocità non sono quelle del curvone di Misano, quindi si può star tranquilli, anche se comunque va evitata come la peste. Visto adesso Oliviero Danelli, lì davanti a lui si allontana Frigerio, si allontana anche Repetti, ma lui dice va bene, allontanati, a me mi basta chiudere secondo. Ma deve stare attento perché alle spalle di Danelli adesso c'è Melara. Lorenzo Melara in terza posizione della categoria SP, che proverà a passare Danelli, e lì allora Danelli tirerà fuori tutta la rabbia che ha in corpo, perché oggi se chiude secondo vince il campionato della SP. Inquadrato adesso De Boer che vede allontanarsi sempre di più un Baldassarre concreto, sì, ma anche forse un po' fortunato con la ripartenza che poi l'ha visto in favore e portarsi davanti a De Boer. E De Boer che comunque sta dando tutto quello che ha per andare a riprenderlo e portarsi comunque da lui. Adesso ti faccio notare un dettaglio tecnico. Vedi che ci sono molte Aprilia modello quello recente, ok? Sì. Quello con il codino a punta, che però montano l'anteriore e il cupolino modello antecedente, ok? Sì. Quello più rotondo. E questa è una scelta perché questo cupolino qui è molto più aerodinamico di quello nuovo. Ah sì, quello vecchio però dinamico. Sì. Pensa, questo qui è quello molto più simile a quelle che erano poi le RSA, le RSW da 125 GP o 2,5, insomma, quello rotondo che si utilizzava nel moto mondiale. E invece poi con il modello nuovo fecero quello tutto appuntito e pagava un sacco in velocità massima. Adesso fece il team ufficiale Aprilia, fece delle prove, adesso non mi ricordo, ma si parlava di diversi chilometri orari di differenza. Quindi io penso che, vedendo tutti i ragazzi che utilizzano il cupolino vecchio, non essendoci più un regolamento come poteva essere negli anni passati di campionato italiano, che ti vincolava giustamente per anche un'immagine delle moto eccetera eccetera, adesso utilizzi il cupolino vecchio per un fattore aerodinamico. Pensa a te. Quante ne sa il nostro commento tecnico. Più che altro sappiamo che l'aerodinamica è importante in una moto con pochi cavalli, è ancora più importante. No, soprattutto perché stiamo parlando di un dettaglio utilizzato da persone molto alte, e quindi per loro nascondersi dietro qualcosa è fondamentale. Se hai un cupolino super ristretto, dove ti nascondi? Eh sì. Hai sempre le spalle fuori, quindi per loro questa è una manna venuta dal cielo, e penso sia questa la ragione del suo utilizzo. Intanto, visto qua la carena come si muove, sì, è vero. Deve essersi sganciato l'attacco. Stavo guardando anch'io quanto ballasse. Immagini che cose che vedi in super slow motion, magari a velocità normale no. Ecco, ma...
Un'altra cosa che non sai è che quando stai in scia alle moto due tempi e hai tutto il cupolino sporco di gocce di olio della moto davanti. Sì, perché brucia benzina e olio il motore. Esatto. Una parte, ma quello significa che una parte d'olio non viene bruciato o comunque nei residui? È olio in combusto che viene sputato fuori dallo scarico. E quello vuol dire che devi andare a lavorare sulla miscela? No, sulla quello lo fa sempre. Ok. Una cosa, un segnale normale. Normale. E questo non va a creare problemi di grip? Con questo olio in combusto che va... Ma è pochissimo, due gocce, okay. Una cavolata. Ok. Lo chiedo perché no, a casa. No, ma va, figurati. Tu guarda, hai notato come secondo me tocca la carena in piega Scagnetti. Potrebbe essere. Adesso ti do tra l'altro un altro aggiornamento. Credo che i ragazzi montino tutti il posteriore nuovo Pirelli da chi usa Pirelli da 140, perché una volta si utilizzava la 150, che però adesso non, se non sbaglio non è più in produzione, e la Super Sport 300, quella che poi è stata la categoria che ha sostituito la SP adesso nell'italiano, ha ricevuto un aggiornamento di questa Pirelli ed è stata resa più stretta, quindi più agile, insomma questa è l'evoluzione, e se non sbaglio guardando la moto di Scagnetti mi sembra che possa montare una 140 adesso, così a occhio però bisognerebbe vederla così. Beh, a occhio. Si ferma, che la misuriamo un attimo. Basta leggere la misura sulla gomma, la misura, ma deve fermarsi. Si misura la pressione, oh, Madonna, delle gomme. Commenti tecnici che a te bisognerebbe misurare la pressione, quella vera. Probabile, anche perché mi trovo a commentare una quantità di gare una dopo l'altra che neanche immagini. Ah sì, lo immagini, le commenti con me. Pensa a te. E continua intanto la gara, due giri alla fine. Scagnetti che ha allungato su Baldassarre, il quale ha allungato su De Boer e ha ipotecato il titolo, anche se mai dire mai, comunque manca un po' alla fine di questa gara. Intanto numero 65 Tartarini non era caduto, mi sa che si è rialzato perché l'ho visto adesso in pista, ha anche fatto segno a tutti gli altri di passare. Possibile che sia riuscito a ritirare sulla moto e a ripartire. Sì, assolutamente sì, infatti mi viene dato in classifica. Danelli intanto continua la sua lotta, che non è una lotta vera e propria con sorpassi e controsorpassi, ma è una lotta un duello a distanza. Non mollare mai rispetto a Melara, che si trova alle sue spalle ed è lì alle calcagna che gli sta mettendo pressione, gli sta dando fastidio. Intanto noi adesso ci fermiamo per 35 secondi, poi ritorniamo con voi per l'ultimo giro di questa gara. Nuovo Kobo Track Tracer. Non solo un cruscotto plug and play, ma anche un acquisitore di dati telemetrici. Scarica i dati telemetrici tramite Bluetooth e visualizzali su PC e tablet. Carica le telemetrie sul cloud e condividile coi tuoi amici sul portale Racebooking. Il cruscotto è compatibile per Honda CBR 600 RR e Yamaha R6. Acquistalo ora su www.koboforbikers.com. Kobo Track Tracer. Let's know your performance. Ultimo giro di gara che inizia adesso con Scagnetti che passa sul traguardo davanti a Baldassarre. E bandiere blu lì in fondo che segnalano che sta arrivando De Boer, sta arrivando anche Tartarini, che in realtà è doppiato perché ha rialzato la moto dopo l'incidente, e qua si sta per andare a definire chi sarà il vincitore di questa stagione di gare della 125 SP e della 125 Open. Qui davanti Scagnetti ha fatto un capolavoro di gara, Edo. Ma è riuscito a scappare da Baldassarre, che sicuramente è un avversario molto ostico ed anche un ottimo preparatore, fa un sacco, fa un sacco di motori per alcuni ragazzi, l'ho fatto anche all'italiano per diversi piloti, e quindi è un avversario molto ostico. Peccato anche per De Boer, perché vista la ripartenza era riuscito a partire bene, non altrettanto nella seconda partenza, avrebbe potuto magari fare un pochino meglio. Assolutamente sì, comunque ha dato tutto quello che aveva per cercare di restare dietro al Baldassarre. Poi quando ho visto che non ne aveva e che Baldassarre ha allungato al punto di andare a prendersi il leader, ha desistito. Ultime curve per Scagnetti, che sta per laurearsi vincitore di questa gara. Ultime curve per Baldassarre, che sta per andare a laurearsi campione della categoria Open 2017. Ultime curve anche per Danelli, che sta per andare a forse vincere il titolo dell'SP. Vediamo adesso che transitano. Festeggia Baldassarre. C'è ancora l'adesivo dopo la gara. Hai visto? Capisci?
Baldassarre, campione della categoria Open. E adesso aspettiamo solo l'arrivo di Danelli. Solo l'arrivo di Danelli per vedere se chiude davanti a Melara o se viene passato da Melara nel corso dell'ultimo giro. Telecamera fissa sulla bandiera a scacchi. Sono secondi critici, sono secondi cruciali, sono secondi fondamentali questi per l'arrivo di tutti i piloti, con Danelli che arriva a chiudere in decima posizione con 4 decimi di vantaggio su Lorenzo Melara. E Danelli si laurea campione della categoria SP 2017, arrivato quasi al photo finish con Melara. Ora 4 decimi non sono tantissimi, ma non sono neanche pochi. Quindi un arrivo che ha dimostrato quanto Melara sia sempre stato lì a metter paura a Danelli e a mettere in crisi la possibilità che Danelli riuscisse a portarsi a casa il titolo. Andiamo quindi a vedere l'ordine d'arrivo con Scagnetti, vincitore della categoria Open, davanti a Baldassarre, vincitore del campionato Open, davanti a De Burgh, che comunque si porta a casa un podio e la seconda posizione in campionato. Quarto William Pisano, quinto Corbari, sesto Liberini, settimo Bondavalli, ottavo Luca Frigerio, poi Tartarini, dodicesimo con un giro di ritardo, ma in realtà comunque nono della sua categoria. Vincitore di questa gara, Repetti, che chiude davanti a Danelli, che vince anche il campionato, il quale a sua volta chiude davanti a Melara, che completa un podio della categoria SP. Alle loro spalle, fuori dal podio, medaglia di legno per Ernesto Bisi. È stata una stagione di gare bellissime, una stagione molto bella per un campionato ritornato ad essere in auge, quello della 125 Sport Production. E tra l'altro c'è una griglia molto folta. Già. Molto più di altri campionati, magari 600, 1000, eccetera, eccetera. È un bel ritorno, insomma, questo, che io poi sono due tempista anch'io, quindi per me è bello vedere il fatto che ci siano in Italia gare per due tempi o per questa categoria qui. Sì, assolutamente, una griglia con 20 moto, davvero un grande risultato, soprattutto di questi tempi. Noi vi rinnoviamo l'appuntamento con questo campionato, che speriamo di vedere anche l'anno prossimo qui all'interno dei trofei Motoestate. Ed Alberto Fontana, Edoardo Mazzuoli, è tutto, ci vediamo nella stagione 2018. Ciao.